giornate di confronto. Ricordo, ce n'ho talmente tanti, guardi. Una donna con la B maiuscola, sì. Quello si può dire. È una mamma con la M maiuscola, tutte e due, sì. Un genio. Una donna meravigliosa. Ha lasciato delle volontà particolari, ti ha lasciato scritto qualcosa. Che voleva stare con mio padre, tutto qua. Che volevano stare insieme, adesso vediamo di fare una tomba magari al verano e metterli insieme con tutti i grandi artisti. E suoi amici, adesso sono tutti insieme lì su. Quindi. Tanto amore, come dicevo prima, perché lei ha saputo sempre dare tanto amore e tuttora lo riceve, per fortuna. Per Lina erano tutti una grande famiglia. Sì, non esisteva lavoro e vita, era proprio tutto un insieme. Ripeto, la parola giusta è proprio amore, la parola giusta è proprio quello. Ecco, lei è sempre stata molto positiva, ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto, ed è sempre riuscita a superare tutto senza nessuna difficoltà. E spero che questo mi possa aiutare a farlo, che anche io riesca a farlo più avanti. C'è un modo in cui vorrebbe che Roma ricordasse Lina? Potremmo, non lo so, qualche piazza, qualche via magari si potrebbe nominare. Qualche teatro, qualcosa. Nominare. Come lei amava il teatro, sì. Quindi... Beh, come si poteva non amarla, sinceramente, con tutto quello che fa, con la testa che aveva, la genialità e lo spirito d'animo. Grande donna, come dicevamo prima, proprio la D maiuscola, con due palle così si può dire, poi, sì, ok. Quindi sì, grande, grande donna, veramente. Sì. Cosa mai c'era a te come mamma e al cinema come regista? A me come mamma, tutto, sinceramente tutto. Oddio, scusate, come regista sapeva fare film. Come tanti altri le sapevano fare, adesso non c'è nessuno, adesso non voglio dire niente a nessuno, però non c'è una donna come lei o con una testa, una genialità così da poter fare dei film avanti, perché lei è sempre stata avanti nei tempi. Canto per me, canto per rabbia questa tua contro di me.